Ok, si va al portale. Vediamo cosa vuole Diadora. Faccio anche questa parte perché voglio finire la storia che c'è per adesso e poi iniziare a fare qualche extra. Ah, ci saranno parecchie parti di extra dopo questa, ma vabbè, ho fatto parecchie parti di storia anche, quindi ci sta. Ok, il portale era qui, giusto? Sì. Perdonate se vi ho fatto aspettare. Ma non è passato poi molto. Cosa succede? Hai presente cosa la mia, o meglio, la cronaca dei viaggi infiniti è capace di fare, giusto? È in grado di creare portali pressoché ovunque, no? Soltanto in posti dove si è già stati prima. Come la Torre della Via, ad esempio. Oh, la base di Valfred. Vengo a prenderti. Sei stata lì? Il quartier generale dell'ordine! Il cancelliere Valfred non sa ancora che sono qui. Se ci sbrighiamo, possiamo prendere il portale per la Torre della Via e recuperare la decima cronaca. Cosa? Forse riusciremo a sconfiggere Valfred e a prendere la vera cronaca. Parli sul serio? Sì, non sarà molto sano di mente, ma sono. Non sarò molto sana di mente, ma sono assolutamente seria. Tu, le tue parole mi hanno convinto. Non sono sicura che riusciremo davvero ad impedire la discesa dell'unico re. Ma perlomeno dobbiamo fermare quella canaglia, responsabile della morte di milioni di persone. Jerak, nel mio cuore penso di aver sempre saputo che hai ragione. E credo di essere stato un portatore delle stelle sin da quando ho messo piede in questo mondo. Diadora! E Diadora entra a far parte del nostro gruppo. Bene. E abbiamo una nuova cronaca. Wow, ne abbiamo già prese due in tre parti praticamente. Dunque, che ne pensi? Vuoi seguire il mio piano? Nel caso posso portarti alla Torre dell'Unica Via anche subito. Ma sì, andiamo. Al massimo dividerò questa parte in due parti. Ah, potrebbe essere pericoloso. Hai ragione, ma sarebbe molto peggio se non provassimo a riprenderci quel decimo libro. E forse riusciremo ad eliminare quel vecchio pazzo. Rinunceresti ad un'opportunità del genere? Io no. Vedo. Va bene, conta pure su di me. Allora siamo d'accordo. Bene, aprici un portale di Adora. Andiamo a prendere Valfred. Incredibile! Ho aperto il portale, attraversandolo arriveremo direttamente alla Torre della Via. Muoviamoci! Lui è un compagno, ed è un compagno, e quindi il gruppo è composto solo da noi tre. Oh, e non posso tornare indietro per reclutare qualcuno, bene. Che posto strano! Fantastico! Dove siamo? Siamo dentro la torre, molto più in alto di quanto siete venuti alla biblioteca. Incredibile, ce l'abbiamo fatta davvero! Credevi davvero che vi avrei portati in un punto pieno di soldati appostati? No. Beh, mi fa piacere sentirlo. È bello sapere che ti fidi di me. Ho la sensazione che tu stia nas ci stia nascondendo. Ah. Ho la sensazione che tu ci stia nascondendo ancora molto, ma non ci stai di certo mentendo. Era un complimento o un insulto? Beh, dove si trova il libro? È strano, tutte le cronache ottenute dovrebbero essere custodite in questa stanza. Io non le vedo. Già, neanch'io. Continuiamo a cercare, la stanza di Valfred non è lontana. Ehi, aspetta un secondo, siamo certi che sia sicuro? Beh, temo sia la nostra unica possibilità per riprenderci la cronaca. Giusto, andiamo su. Ok, Valfred. A noi due. Destra o sinistra? Non mi ricordo. Sinistra. Non dovrebbero esserci mostri in questo dungeon. Almeno in teoria. Cioè, che ci farebbero dei mostri in una torre? Ok. Odio i dungeon di questo gioco.
Questo cos'è? Quell'ascensore porta al piano di sotto. Noi dobbiamo andare a quello di sopra. Oh, ok. Di qua? Dove si... Vicolo cieco. Perché? Perché c'è un corridoio che non è niente. È un vicolo cieco. Non c'è una porta. Non c'è nemmeno un cacchio di bagno. È un vicolo cieco. Perché? Un altro. Valfred è un troller. Gli piace trollare. Ha detto, ok, devo farmi costruire una torre. Facciamola piena di vicoli ciechi. Perché capisco una grotta, perché una grotta, vabbè, la formazione naturale e tutto il resto, non è che deve avere un senso logico una grotta. Ma perché una torre no? E questa è l'unica strada, a quanto pare di là non c'era niente. Di qua... Di qua c'è Valfred. Probabilmente. E di qua? Oh, di qua forse c'è qualcosa. No, c'è un posto chiuso, un portone chiuso. Forse... Oh, forse Valfred è dietro il portone e dobbiamo tirare qualche leva per aprirlo. Oh, non mi ricordo. Vediamo. What's going on? What's going on? It's Nova. Nova. And Sophia. This isn't how it was supposed to be. You promised you'd leave Sophia out of this. Why did you use a false chronicle on Sophia? Sophia. She's the one who wanted it. That's right. That's right. And Father knows what's best for me. For me. No. This can't be. Be. Stay back. Stay back. Nova. 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 No one raises a blade to my father. Father. Ok, molti di voi mi avete detto sta zitto mentre ci sono le scene doppiate. Ecco, ora ho provato a star zitto. Ditemi voi, l'audio si sente malissimo e personalmente lo trovo fastidioso. Io sono stato zitto, se vi piace così fate pure. A me non piacerebbe sentirlo, ma vabbè. Bene bene, davvero una bella sorpresa. Non so se ho ragione, ma mi pare che un paio di amici nostri stiano per darci dentro parecchio. Valfred, come hai potuto? Temo che quella fosse la mia battuta, Diadora. Anche voi avete intenzione di sfidare mio padre? Che bella litigata! Lord Cancelliere, cosa sta succedendo? Eh? Cosa diavolo? Dirk! Cosa ci fate voi qui? Dirk! Ottimo! E ora che si fa? No! Oh! Ci porta via? Anche Nova? Nova ora è un compagno. Sta bene? Ehi, ma che... Cos'è successo? Siamo tornati a Castellart? Diadora, hai creato un portale, non è vero? Ma non siamo riusciti a prendere il decimo libro, e neppure a fracassare quel vecchio pazzo, che era la cosa più importante. In quella situazione non avevamo alcuna possibilità. Ora però è più importante portare Nova dal medico. Hai ragione, resisti vecchio mio. Sofia. Ok, ci teletrasportano direttamente lì, immagino. Sì. Stai avendo tanti pazienti ultimamente, eh?
Beh, sì, avevo detto che avrei curato chiunque, amici o nemici. Ma quanti nemici avete ancora intenzione di portarmi? In effetti. Ah, l'hai già ri ricucito una volta, no? Grazie. Esatto, ringrazia il buon dottore. Shh, fate piano. Ecco, l'avete svegliato. Ah, sto riprendendo conoscenza. È una cosa buona, sai? Ti senti meglio? Dove sono? Sei a Castellert, la base operativa della Compagnia del Fuoco. Castellert? Come ho fatto a... Sofia! Dov'è Sofia? Non muoverti, devi restare sdraiato e fermo. Lascia perdere, dov'è Sofia? Dovevo portarti via da là. Cosa? Quindi ancora con lui? Devo andarmene subito. Ti ho detto di non muoverti. Pensa a rilassarti, vecchio mio. Oh, sei stato ferito gravemente. Se ti sforzi troppo, potresti non rialzarti mai più. Inoltre, non credo che riusciresti ad arrivare a piedi fino alla torre. Non da qui. E lo sai bene. Ma... Valfred, quel mostro, ha nascosto la decima cronaca dentro Sofia. Cosa? Dunque è vero? Dannazione, potrebbe finire come Connon e Fergus. Perché ti agiti così, vecchio mio? Non è mica tua figlia o cose del genere? Invece lo è. Ok, quella frase mi ha fatto ridere perché, boh, ha detto la cosa giusta al momento giusto, diciamo. Vecchio, di cosa stai? Sofia è mia figlia. Cosa? Ma che sta succedendo? Dunque tu saresti Gerak della Compagnia del Fuoco, giusto? Ti prego, devi aiutare mia figlia. Farò qualsiasi cosa in cambio. Qualsiasi cosa! Certo. Non so se riusciremo ad aiutarla, ma non lo sapremo senza provarci. Farò tutto ciò che posso. E dopo questo potrai spiegarmi che diavolo è successo in cambio? Sei sicuro? Certo, Dirk e Sofia sono nella stessa situazione. Non avrebbe senso aiutare Dirk a lasciare indietro Sofia. Grazie, significa davvero molto per... Nova? Si è addormentato. Perché non ne parliamo fuori? Già, andiamo. Oh, andiamo fuori. Pensavo ci avrebbe teletrasportato direttamente, ma va bene. Beh, ora che abbiamo deciso di aiutare Sofia, come possiamo fare? Valfred sa che non sono più dalla sua parte. Di conseguenza non sarò più in grado di aprire un portale per la Torre della Via. Il che vuol dire che la nostra unica possibilità è aprirci la strada fino a Sinas. Così potremmo salvare Sofia, riavere il libro ed eliminare quel vecchio pazzo una volta per tutte. Ah, potrebbe essere già troppo tardi per il libro. Temo che tu abbia ragione. Ha già deciso dove far apparire l'undicesimo mondo. Ecco perché ha lasciato il libro in Sofia. Già deciso? Non agitarti, abbiamo ancora tempo prima che l'undicesimo mondo si manifesti. Quanto tempo? Non posso dire con certezza quanti giorni ci restano, ma più o meno lo stesso tempo trascorso tra la comparsa della piana di Marcinas e quel deserto. L'avevo chiesto a Valfred personalmente, per cui sono sicura di quello che dico. Come puoi sapere che non stesse mentendo? Al tempo era ancora la sua leale archivista. Inoltre, quando si manifesta una fusione di quei mondi, compare una nuova cronaca. È compito degli archivisti ritrovare quella cronaca, per cui non avrebbe avuto senso che mi mentisse. Ora capisco, quindi abbiamo davvero un po' di tempo, come ci dicevi. Vediamo, dalla comparsa della piana di Marcina, abbiamo trovato il Ruggito Feroce, combattuto l'Ordine sulle pianure, liberato Astrasia. Siamo andati a Paramond, caduti nella gola dell'infinito, finiti nel territorio degli Scribi. Abbiamo difeso Paramond e ripreso le cronache degli archivisti che attaccavano. Un bel po' di cose.
Già, con tutto questo tempo possiamo fare praticamente qualunque cosa. Extra! Esattamente. Bene, raduna tutti. Ah, d'accordo, come al solito alla sala grande, immagino. Ho avuto una strana sensazione su di te. Eh? Lascia stare, andiamo. Ah, finalmente posso dedicarmi agli extra. Beh, non farò molti extra in questa parte. Farò giusto qualche missioncina, così. Ritirerò qualche ricompensa. Farò poche cose. Intanto, devo riorganizzare la squadra. Oh! Sì, ora posso riorganizzarla, sì, perfetto. E posso rimettere i membri fissi. Dov'è? Ecco Jail. E l'ultimo è Liu. Ok, dovrebbe andare bene. Andiamo. Vediamo che missioni posso accettare. Sono a 43 minuti, quindi si dividerò la parte in due. Quindi posso registrare ancora per un po'. Oh! Due ricompense? Ok. Bene, vediamo quante cose ci sono, parecchie. Voglio controllare una cosa. Inizierei da... Oh, è vero che non posso fare queste missioni se ho Jail e Marika in squadra, quindi dovrò togliere. L'età del cancelliere 2. Beh, mandiamo... Facciamo anche questa. Mandiamo il solito gruppo. Diadora, ok, mandiamo Diadora. Nuova aggiunta nel club di spionaggio. Poi altre missioni. Non so quale fare. Facciamo il mostro di Mislato. È un altro di quei mostri neri che non possiamo uccidere. Com'è che li aveva chiamati? Rinnegati. No, i rinnegati sono quelli normali. Demone nero, qualcosa del genere. Un mostro nero. Ah, spero che non sia uno di quei cosi informi. Ah sì, demoni informi. Che abbiamo visto sulla piana di Citro. Cosa farai? Non puoi sconfiggerli, vero? Potrebbe essere un normale rinnegato, ma non possiamo ignorarlo. Dovrò controllare. Stai attento. Oh, sì, mi sa che è un demone informe, perché c'è sto tizio. Ehi, sei tu! Mystery Warrior! Ci incontriamo ancora, eh? Sei qui per occuparti di quella cosa nera? È pericoloso, vattene. Allora sei qui per quello, eh? Ti aiuterò. Non mi hai sentito? Ah, ti ho sentito, ma non me ne frega niente. Ma non posso starmene lì a fare niente, quando un mostro si aggira vicino al mio castello. Basta che non ti metta in mezzo. Ah, non lo farò. Comunque, io sono Jerak della Compagnia del Fuoco. Non mi dici nemmeno il tuo nome? Enumclav. Enumclav? Un nome difficile da pronunciare. Ho visto di peggio, fidati. Crodechild. Poi ce ne sono altri che ora non mi ricordo. Che sono molto complicati da pronunciare. Ad ogni modo, andiamo. Ah, ok. Pensavo... What? C'è uno scrigno che non ho aperto? Vabbè, fa niente. Ah, forse è cambiata la conformazione del terreno dopo quello che è successo. Ah, un'altra di quelle creature, eh? Resta indietro e mettiti là. No, non lo farò. È entrato nel gruppo? Di forza? No. Non è entrato nel gruppo. Avrei dovuto organizzare il gruppo io, però, prima di fare tutto questo. Ah, ok, comunque non dovrebbe essere una battaglia difficile. Fondamentalmente è forte come l'altro, quindi... dovrei riuscire a batterlo facilmente. Due turni, massimo tre? Direi di sì. Sai che ti dico? Facciamogli un bel difensore.
Attenzione, questo farà male. Vediamo quanti danni fa. Non credo arrivi a 3000. 2000 però sì. Sì, 2000 esatti. Oh, e non è morto. Wow. È più forte di quello che mi aspettassi, se devo essere sincero. Ma dovrebbe morire adesso, tipo. Dai, ce la puoi fare? Sì, è morto. L'hai sconfitto? No, l'ho solo fatto sparire. Sparire? Ma che cos'era? I demoni informi non sono esseri viventi, nel vero senso della parola. Non devi avvicinarti. Ah, non capisco. Capire non ti servirà comunque. Ehi, dove stai andando? Wow. Dannazione, è scappato ancora. Apriamo questo. Ah, interiore di pesce. Bene. Comunque, faccio un taglio e ci rivediamo al castello. Oh, un altro scrigno. Vediamo cosa c'è. Bastone zaffiro. Dai. Eviterò di comprarlo. Anche se ce l'ho. Oh, un altro a 2 metri più a sinistra. Spada del regno. Beh, questi non sono oggetti molto utili. Ok, sono finalmente uscito da lì. È ora di tornare. Per... boh, vedere che missioni possiamo prendere adesso. Donna di ghiaccio, hai qualcosa da dire? Quel vecchio? Forse l'ho già incontrato tanto tempo fa? Forse, in effetti lui sembrava conoscerla. Sarà stato un suo spasimante? Non lo so. Sembra un po' troppo vecchio per lei, però lei potrebbe anche essere uno spirito, perché non è detto che sia una ragazza normale. Una ragazza normale non mangia la neve. L'età del cancelliere, vediamo un po'. Ci è voluto un attimo. Da quando possiede la vera cronaca ha smesso di invecchiare. Credo tu conosca la mia fonte, giusto? Quel libro ha davvero quel potere? Oh, gliel'ha detto Diadora, immagino. Oh, ok. Vediamo quanti soldi. Oh, 40.000 e K oscura. Oh, interessante. Prossima missione. Voglio controllare qualcosa. Penso che sarà l'ultima cosa che farò in questa parte. Mi fa sempre ridere il tuo cappello. Comunque non mi aspettavo fosse questa la missione. Credevo fosse un'altra, ma a quanto pare mi sbagliavo. Ok, controlliamo questa cosa. Devo portare Shames e Manaryl? Ok. Quindi Wustum vuole controllare qualcosa, eh? Mi domando cosa possa essere. Wustum era il cuoco del palazzo imperiale, quindi suppongo che conosca quei due. Hai ragione. Probabilmente hanno un sacco di cose da dirsi. Sì, andiamo a vedere. Ok, il fatto che non devo prendere... Non capisco perché mi dice porta Shames e Manaryl, se me li fa portare automaticamente. Oh, sembra che ci siamo tutti. Sono contento di vedere che sei riuscito a scamparla, Coco Wustum. Possiamo parlare più tardi. Ora voglio che voi vi saziate con questo. Eh? Wow, sembra delizioso, come sempre. Ma perché? Non importa, mangia e basta. Avvelenato. Bene. Io di certo non mi oppongo, diamoci dentro. Sei veramente un ottimo cuoco, vecchio. Questa roba è strepitosa. Già, meravigliosa. E voi cosa ne pensate, vostra altezza, della mia minestra al cianuro? Oh, lo trovo squisito, ovviamente. Avanti, siate sincero. Beh, in realtà... manca un po' di mordente nel gusto, direi. Stai scherzando? Pensi davvero che questo non sia gustoso? Shames! Ah, non è abbastanza gustoso, eh? Allora questo sarà forse di vostro gradimento. Wow! Cos'è questa roba? Ah! Sento solo sapore di sale, condito con qualche spezia. Acqua! Vi prego, datemi dell'acqua!
Questa sì che è vera cucina, direi. Deliziosa, davvero. Questa missione me la ricordavo, è molto divertente. Cosa? Anzi, oserei dire che è meglio di qualunque cosa io abbia mai assaggiato al Palazzo Imperiale. Shams! Lo sapevo, odio parlare male dei vostri genitori, ma il Signore dei Maghi era un vero golosone. E Vostra Altezza era una bevitrice. Mangiare con loro deve avervi anestetizzato le papille gustative. In pratica è andata a quel paese il senso del gusto. Bene. Suppongo tu abbia ragione. E Manaril? Sembra che lei stia bene. La principessa Manaril passava quasi tutto il tempo fuori dal palazzo imperiale. Deve essere stato triste, lo so, ma almeno il suo senso del gusto è intatto. Già, in compenso, la sua infanzia è stata orribile, ma per fortuna è che il suo senso del gusto è intatto, Wustum? Capisco. Le papille gustative malate di Sua Altezza sono la prova che il regno è esistito veramente. Ma mangiare roba del genere vi farà molto male. Beh, mangiare solo cose troppe condite sì, fa male. Hai ragione, quindi mi rassegnerò a seguire la stessa dieta di tutti gli altri. Ah, tutti e due. Per niente! No, non è una buona idea cercare di mischiare le voci. Eh? La ragione per cui ho assunto questo vecchio cuoco è perché potessimo mangiare da re, tutti insieme. Come cuoco mi rifiuto di farvi mangiare cibo cattivo solo perché è sano. Quindi uccidiamolo! Lo uccidiamo a forza di sale. Così. Io voglio che tutti noi si possa gustare il nostro cibo insieme. E questo vale anche per te, Shams. Grazie a tutti, veramente. Ma allora cosa dovrei fare? Rilassatevi, ci penso io. Dovrò farvi disabituare dalle spezie e abituarvi a un cibo migliore. Preparerò del cibo di vostro gradimento e riporterò le vostre papille gustative in forma. Cuoco Wustum. Ma dovete mangiare solo ciò che vi cucinerò io, non voglio che abbiate una ricaduta. Molto bene, prometto di mangiare solo quello che mi darai, Wustum. Apprezzo molto questo tuo gesto. Sapevo che eri un cuoco coi fiocchi, Wustum. Si potrebbe dire che tutto questo casino sia il risultato della mia partenza dal Palazzo Imperiale. Ti prego, prenditi cura di mio fratello. Potete contarci, principessa. Bene, io direi che questa è l'ultima cosa che faccio in questa parte. Nella prossima parte farò altri extra. E quindi ci vediamo con la prossima parte di Suikoden Tier Grace. E ciao a tutti!